Ciao ragazzi, oggi siamo qui a Milano all'evento MSI, questa panoramica bellissima per la presentazione dei nuovi notebook MSI con i processori 13ª generazione e RTX 40. Vi faccio vedere i nuovissimi notebook che ci sono. Direi di cominciare con il modello di punta. Abbiamo qua due, tra virgolette, esemplari della linea Titan. Entrambi avranno 4090 e processore i7. Qua si può vedere, diciamo, la parte interna, quindi sistema di dissipazione, lo slot per la RAM, che saranno 4 slot per 128 GB in totale, 3 slot per l'SSD e una batteria da 99 W. Quindi a livello di capacità, a livello di prestazioni, siamo proprio sul top 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 di gamma. Cosa abbiamo di qua? Abbiamo una tastiera meccanica retroilluminata Cherry RGB, quindi regolabile per singolo tasto attraverso il software della SteelSeries, un display 4K 144Hz mini LED. Questo può essere un grande, a mio parere, motivo di vendita, sì, professionisti, sì. Sì. Chi edita, chi lavora proprio in ambito professionale, sì. Anche qua avremo principalmente un i9 che potrà andare a 5.6 GHz su due core, 5.2 su invece tutti i core, e abbiamo due porte Thunderbolt con Type-C, quindi funzionalità video, un HDMI, una mini DisplayPort e che altro? Speaker Dyn Audio, quindi per una migliore, diciamo, gestione sia audio che in cuffia, e infine il lettore di impronte digitali. Come qua potete vedere, questo è il sistema di dissipazione, il Cooler Boost Titan, diciamo, che è carrozzato, 4 ventole, più di 8 head pipe per la gestione, diciamo, completa. Questo è il Titan, vero? Questo è il Titan. Questo è proprio il Titan, come si presenta, le due ventole enormi, una per processore e una per scheda video, due combinate che lavorano, diciamo, insieme quando la situazione si fa dura. Seria. E poi, vabbè, l'espansione che comunque è garantita sia per i rivenditori, che è un motivo anche questo di vendita, sia da parte dell'utente. Quindi 128 GB, 3 slot, solitamente ce n'è uno installato da 2 TB o da 1 TB. L'utente o il rivenditore potrà espanderli 2, 4, 6 e le combinazioni che vogliono. Uno slot PCI Express 5.0, 2.4.0. I 4 slot di RAM sono solo sul Titan, vero? Solo sul Titan. Loro hanno sempre, tutti gli altri hanno sempre 2. Okay. Esattamente. Andiamo a vedere questo modello, che è diretta scaletta del Titan. Questo è il Rider, okay. Esatto, bravissimo. Nuova iterazione, se volete, poi là c'è il video dell'MSI Orologi, sono stati presentati comunque al CES di Las Vegas. E a livello di funzionalità assomiglia parecchio a quello che è il Titan. Abbiamo quindi RTX 4080, 4070, possibilità di averlo con i9 o con i7, dipende un po' dalla configurazione. Tastiera RGB perché della SteelSeries. Qua abbiamo l'Aurora Light nella parte frontale, qua invece nella parte posteriore. Che è nuova comunque questa, vero? Esatto. Questa, diciamo che è stata, vedi, modificata. Sì. Anche il logo presenta una retroilluminazione che potrà essere gestita dall'utente, okay, tramite animazione, luminosità preset fisso con luminosità determinata, come preferirà appunto l'utente. Certo. Che altro? Anche qua abbiamo speaker Dyn Audio, possibilità di upgrade, due slot SSD, uno PCI Express di quinta generazione, uno di quarta, due slot per la RAM DDR5 che funzioneranno a 5600 MHz, e direi di guardare un attimo quello che sarà un modello che si piazzerà sulla linea un po' mid-level. Ok. Il Pulse è uno di quei modelli che ha avuto un restyling. La tastiera passa da una colorazione RGB a una colorazione a 4 zone RGB, quindi l'utente potrà un po' sbizzarrirsi su quale animazione, su quale appunto preset impostare. Abbiamo anche un cambio del layout, abbiamo per la prima volta l'introduzione del MUX Switch, ovvero la possibilità di disattivare la grafica integrata all'interno di questi portatili, che potrà essere anche fatto sul Katana, okay, e questo, diciamo, ci darà libero sfogo a livello di output video, connessioni monitor, G-Sync, connessioni FreeSync, visori, HTC Vive, una delle domande più richieste in ambito appunto tech, e anche scanner o comunque periferiche esterne che richiedono questa connessione specifica. Okay. Potremo vedere tutte le informazioni proprio a livello di pannello di controllo NVIDIA, là potremo vedere per esempio il TGP, qua abbiamo 175 watt di TGP, qua ne abbiamo 140 watt, quindi sono macchine destinate all'utilizzo intensivo, certo. Questo soprattutto all'utilizzo professionale, questo al gamer incallito che potrà gestirsi qualsiasi cosa. Ovviamente non ce n'è una che ha Max Q come no, questo è 140 watt, sono considerati, tra virgolette, Max P, sono considerati. Perfetto. E anche a livello di software abbiamo il nuovo MSI Center, infatti diciamo che per la prima volta avremo un software unificato, non c'è più MSI Center, MSI Center Pro con la 13ª, o con i nuovi modelli ci sarà l'MSI Center. Ok. Le funzionalità rimangono comunque
più o meno quello, viene aggiunto qua uno slider per scegliere quale tipo di grafica andare ad adottare. Diciamo una cosa importante, un'altra features che magari alcuni non conoscono è la possibilità di andare a selezionare il preset in termini di refresh rate. Risparmio energia per lo schermo, cosa fa? Quando vado a staccare l'alimentazione mi si abbasserà, mi scalerà i frame rate da 144 Hz a 60, quindi c'è una riduzione in termini di energia. Okay. Ultime cose forse che non ho detto, qua abbiamo un mini LED 144 Hz, display QHD 240, display IPS level Full HD a 144 Hz, quindi un po' per tutti i gusti. Certo. Adesso se volete ci spostiamo un attimo di là che vediamo i modelli. Sì. Katana Cyborg, che è una nuova introduzione. Sì. E Stealth 16, visto, uno dei più appetibili. Sì. Vi prendo questo e vi faccio vedere questo modello. Vedete lo scatto? Adesso il modello funzionerà a 60 Hz. Anche questo qua ha avuto un super restyling, nuova scocca, nuova retroiluminazione a quattro zone. Vedete, questa è la Katana. Sì, è bella, bella accesa, sì, soprattutto in confronto a quello che era il Katana solamente, sì, rosso. Anche questa avrà il MUX switch, anche questo comunque è orientato a chi ricerca un portatile molto prestante, possiamo vedere il dietro, certo, possiamo vedere proprio bello personalizzato. A livello di funzionalità comunque siamo coperti, abbiamo il NiMic come software audio, abbiamo l'MSI Center, quindi un computer che può gestire qualsiasi cosa. Questo è un nuovo portatile, proprio una nuova serie appena arrivata, presentata a febbraio, e il Cyborg si presenta tra il Katana e il Tinji F63, quindi okay, un entry level tra virgolette, passatemi il termine, mainstream. Tastiera blu, bravissimo, nuova scocca, design semi trasparente nella parte inferiore, diciamo che può essere interessante e motivo di vendita a chi magari si approccia per la prima volta e vuole un modello un po' esteticamente accattivante. Vedi, c'è la scritta 15, MSI True Gaming. Comunque monta una serie 40 lo stesso, quindi... Esatto, bravissimo. Anche questo 40-60 principalmente, o 40-50, i 7 di tredicesima, anche questa avrà principalmente una 40-50, quindi sono destinazioni d'uso abbastanza nel dettaglio. Certo, ci avranno sempre hardware di nuova generazione. Questi due modelli, nello specifico, arriveranno con CPU diversi. Potranno arrivare per esempio col 13620H oppure con la dodicesima generazione il 12650. Quindi in base a quello che l'utente vuole, se vuole dare priorità alla grafica, vuole dare priorità a un utilizzo ibrido, potrà scegliere appunto il tipo di processore. Al momento il Cyborg arriverà di dodicesima, arriverà. Non è escluso che in futuro arriverà anche di 13. Questo è quello che a me, a livello estetico, è quello che mi ha più... L'ho visto subito anch'io. Quasi estasiato. Sì. Colore bianco, arriverà anche in colorazione bianco, si può vedere poi il video qua. Arriveranno diversi modelli, Stealth 14 Studio, Stealth 15, esatto, 16 Studio, 17, ce ne saranno un po' per tutti i gusti. Se hai visto qua nel video, non so se avete fatto caso, gli speaker, o comunque gli output degli speaker sono qua, vedete? Ah, ok. Bene. Coprono, da in audio si può leggere, coprono buona parte della scocca frontale. Lettore di impronte, porta Thunderbolt che supporta la ricarica, HDMI come sempre, e in questo caso è un 16 decimi, QHD, quindi comunque anche in questo caso siamo coperti a livello estetico, a livello di funzionalità editing, e per la prima volta abbiamo introdotto anche lo shutter, okay, esatto, una copertura manuale che diciamo ai più preoccupati a livello di spionaggio, a livello di, certo, di, okay, di sicurezza, esatto, sicurezza, a livello di sicurezza, saranno anche in questo caso felici. Ultime cose da dire, tastiera SteelSeries RGB VRK e una scheda video che potrà essere ad esempio una 4070, quindi anche in questo caso... Che altro, avevo visto che la 4070 la montano anche sui 14 pollici. Esatto, quindi sono proprio portatili molto specifici, esatto, avere un 14 pollici con la 4070 non tutti lo avranno. Esatto. Dipende, io per esempio preferisco quello che sia 17 pollici, 15 pollici, però ovviamente ognuno ha una destinazione d'uso diversa, quello ci mancherebbe, il mondo è bello perché vario. Altro punto a favore, ho visto che ora hanno riniziato a inserire il tastierino numerico. Anche? Su tutti ho visto. Io li ho bombardati, dovete inserire esatto, il tastierino numerico. Esatto. Dovete esatto, inserire. Esatto. Oh, l'hanno messo sia sul GS. Su tutto. Guardiamo gli ultimi due modelli. Ah, pardon, scusate, non so se ve l'ho detto. Questo modello è realizzato in lega di magnesio, è realizzato. Molto bello, qua c'è la scritta Stealth. Sì, avevo visto prima, sì. Oh, ve lo faccio vedere qua in webcam. Ed è secondo me veramente molto, sì, molto d'impatto. Sì. Supporta la ricarica attraverso la Type-C, quindi anche qua a livello di mobilità siamo ampiamente coperti.
Gli ultimi due modelli che sono stati presentati sono il Prestige 13, 990 grammi di peso, quindi adatto proprio alla super mobilità. Sì. È un 13 pollici con il 7 che arriverà di tredicesima generazione, nello specifico il 1360p, quindi anche qua abbiamo hardware di nuova generazione con l'architettura ibrida creata da Intel. Retroilluminazione dinamica, in base se lo uso o se non lo uso si attiverà. Anche qua il pulsante è stato revisionato, dato che magari alcuni lo potevano prevedere accidentalmente, è stato diciamo retrocesso, tra virgolette. È un modello con due porte Thunderbolt e l'HDMI e diciamo che è adatto ad un utilizzo mobile, è un portatile super mobile. L'ultimo della lista invece è il nuovo Summit, anche questo arriverà di tredicesima generazione ed è uno dei modelli convertibili. Al momento sono presenti lo Stealth E13 e lo Stealth E16, modello da 13 e da 16 pollici. Convertibile, può essere reclinato, arriva in dotazione alla penna che si può... calamitare, due porte Thunderbolt che anche in questo caso supportano la ricarica, anche qua tastiera che adesso non funziona ma sarà probabile che devo reclinare lo schermo e si riattiva da sola. Sono molto eleganti, questo è realizzato in alluminio, quello invece è in lega di magnesio come ho già detto, e quindi la destinazione d'uso sono principalmente il lavoro, l'editing, l'ufficio, la sicurezza, e entrambi avranno diciamo delle funzionalità un po' rivolte a quello che è il mondo business. Certo, certo. Questo avrà anche il lettore di impronte. Soprattutto la mobilità, perché essendo così piccoli e leggeri. Esatto, riconoscimento biometrico, sono portatili adatti proprio a quel mondo. E batteria ha ottimizzato qualcosa ora con i processori nuovi, più o meno la durata è quella? Il 1360 è stato ottimizzato, se di solito c'è lo step up di architettura, la tredicesima generazione comporta un miglioramento in termini energetici, finalmente, sicuramente, ma ho riscontrato un miglioramento in termini di temperature. Ah, okay. Ho notato come se Intel avesse fatto un'ottimizzazione su, un attimo che do il consenso alla privacy, ho riscontrato che i nuovi processori Intel stanno in idle sui 38-39 gradi. Wow. E comunque in idle è buono, poi è ovvio che più lavoreranno e più tenderanno a scaldare. Chiaro. Sono portatili prestanti con hardware i7 principalmente, quindi sono modelli che possono essere spinti veramente oltre ogni limite. Adesso si aggiornerà, dato che comunque questo software può essere scaricato dallo store di Microsoft e viene aggiornato con ogni nuova revisione, introducendo features, scorreggendo problemi e quant'altro. Ciao ragazzi, vi saluto da questa splendida terrazza e grazie mille al prossimo video. Vi lascio il link in descrizione sui nuovi prodotti che a breve arriveranno anche subito disponibili presso il nostro negozio ad Empoli. Grazie mille, alla prossima.